Fabio Rovazzi, anche quest'estate, è tornato. Bella a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi siamo tornati in una nuova reaction del web alla nuova canzone di Fabio Rovazzi, Faccio quello che voglio. Diciamo, la maggior parte dei commenti sono stati positivi. Almeno Fabio Rovazzi finalmente è riuscito a fare qualcosa di decente. Però solo il video, non la canzone. Nessuno ha parlato della canzone. Tutti sono stati abbagliati dal video. Sì, perché dura 9 minuti, di cui 3 minuti di intro. Ok. E niente, iniziamo a leggere il primo commento che è stato scritto da Jamitrix, che scrive: ogni video di Rovazzi si fa a gara a chi ha più persone famose in un solo video. Sì, perché in questo video sentite bene che personaggi ha. Ora ne cito solo alcuni, tra cui Albano, Luis, perché hanno messo anche lui dentro. Poi ovviamente Gianni Morandi. E adesso non mi ricordo più, ci sono tanti altri. Cioè, veramente. Iniziavamo che avevamo J-Ax, poi abbiamo avuto Saluto Antonio, che più abbiamo avuto Mette Bise in altri video. E chi più abbiamo avuto? Abbiamo avuto anche Enrico Papi nel video di Rovazzi. Cioè, di tutto e di più. Bravo Rovazzi. Tu sì che riesci ad attirare più gente possibile. Perché, se non lo sapete, quelle persone sponsorizzano il video poi. Bravo Rovazzi. Come avere soldi facili. Il prossimo commento è stato scritto da Batman, che scrive: ecco perché Luis non faceva video, era in prigione. No, vabbè. Povero Luis. Ma che povero Luis, perché lui ha fatto un'altra cagata. Ma lasciamo stare, non parliamo di Luis. Il prossimo commento è stato scritto da Fabio, che scrive: quindi quando su Fortnite beviamo gli skilldini, in realtà beviamo il talento dei famosi cantanti. Ma siamo seri? Cioè ci rinforziamo con il talento dei cantanti famosi. Ma che? Oh mio Dio, no. Andiamo al prossimo. Il prossimo commento è stato scritto da Frost T20, che scrive: è stato sponsorizzato dalla Fiat? Sì, perché se non lo sapete, Rovazzi ha fatto anche la pubblicità della Fiat. Cos'altro farà Rovazzi? Meglio che non ne parlo. E il prossimo commento è stato scritto da David Larker, che scrive: sono un video di Rovazzi semplice, dura 9 minuti, dei quali neanche due sono una canzone. No vabbè, perché diciamolo alla fine, nessuno se l'è inculato la canzone, ma si è inculati i 3 minuti precedenti. Perché? Perché secondo loro i 3 minuti precedenti erano tipo da film. Io non ho visto il video, quindi non posso dire se era bello o brutto. Mi sono sparato direttamente sui commenti. Io sono fatto così. Sì, mi sono un po' sul cazzo Rovazzi. Diciamolo. Perché le sue canzoni sono senza senso alcune. Altre sono fatte solo per avere la fama, soprattutto il primo. Ma andiamo avanti. Il prossimo commento è stato scritto da Il Paga. Vabbè, che scrive: Gianni sembra un buco umbra. Chissà quanti vestiti porta solamente su una mano. Ancora esiste questa leggenda che Gianni Morandi ha le mani giganti. Quanti vestiti porta solamente in una mano? Che cavolo? Posso capire che c'ha le mani giganti, ma non fino a questo punto. No, vabbè. E questi per trovarli ho dovuto scavare. Tipo questo, che è stato scritto da DJ Spike, che scrive: ecco un altro tormentone che dovrò sopportare per tutta l'estate. Perché? Perché me l'avete ricordato? Madonna, povere mie orecchie che adesso verranno bombardate nella canzone di Rovazzi. Che le imparerò ad ascoltare solo perché gli altri lo bombardano. Per adesso non l'ho sentito ancora in giro. E siamo a qualche giorno di uscita. Speriamo vanno avanti così e non lo sparano in tutte le radio. Il prossimo commento è stato scritto da un codice fiscale. Almeno. È innominabile. E ha scritto: questo video mi ha fatto pensare quanto possa essere complicato vivere con Luis. Mi dispiace per il suo coinquilino. Perché ce l'avete tutti con Luis? Povero! Vabbè, povero. Si sono fiondati su Luis in questo video. Oddio. Era meglio se non lo mettevi Luis, signor Rovazzi. E il prossimo commento è stato scritto da Massirma Official, che scrive: dille a Gianni che va al featuring con il figlio. No, fai Mona. No! Immaginate la prossima canzone, Gianni Morandi feat. 13 Pietro. Oddio. Cioè, uscirà
il peggio del peggio. Non per Gianni Morandi, ma per il figlio. Perché ho sentito la canzone, diciamo. Oddio no. Uscirebbe una canzone particolare, tanto particolare. Oddio, non vorrei che dopo che l'ho detto io uscirà il video. Stiamoci attenti. Il prossimo commento invece proviene da Twitter. È l'ultimo commento di questo video ed è stato scritto da Dangerous Mind, che scrive: scusate, ma tipo Fabio Rovazzi non aveva detto che non era un cantante? Allora perché continua a fare canzoni? Anche io me lo sto chiedendo. Fabio Rovazzi dice che non è un cantante. No, non è un cantante. E fa tutto. Perché oltre a essere cantante, ha fatto l'attore, quindi ha fatto un film. Ha fatto le pubblicità, tra cui Big Bubble e Fiat. Che più ha fatto? Su Google c'era scritto che era anche uno youtuber. Ora capisco perché dice che non è cantante. Perché fa altre cose, anche il cantante. Bene Fabio Rovazzi, non si smette mai di volare i soldi, eh? I bellissimi soldi. Va bene raga, direi che concludo qua questa reaction del web alla canzone di Fabio Rovazzi, Faccio quello che voglio. Spero che vi sia piaciuto, se sì lasciate un like. Iscrivetevi al canale, mettete il pace già Facebook, trovate il link in descrizione con altri social. E niente, vi vediamo al prossimo video. Bella a tutti raga.